come tutte le mattine io con mio fratello, non più che non mio fratello, è anche un collega di lavoro, ci incontriamo a Bartolisi qui a Reposto in piazza San Pietro per andare al lavoro. Lui mi dice così, dice: fratello, io non vado al lavoro perché ho avuto un dolore all'addominale e alla spalla sinistra. Io abbiamo detto, allora ho detto: vai all'ospedale di famiglia, così ti fai indirizzare qualcosa. Il medico di famiglia, del nome Salvatore Santoro, gli dice: Michele, vai all'ospedale perché è un inizio di un infarto. Lui mi chiama e mi dice: allora tu continui il lavoro che io mi comincio a cambiare i miei vestiti per recarmi all'ospedale Sant'Isidoro di Giari, dove è stato preso pure dalle 12:40 del giorno 11, dalla quale noi ci sentivamo tramite il telefono. Lui mi diceva che tutte le cose stavano andando per il verso giusto, fino alle 21, quando alla fine ho avuto l'ultima chiamata da mio fratello, dove mi dice che veramente volevo andare a casa. Ma poi Consigliato. ho riflettuto di farmi l'ultimo ciclo dell'enzima, ma così siamo saliti. E mi danno le dimissioni, dove dice tutto a posto, il medico mi dice: può andare anche a giocare. Ok, lui mi racconta queste cose. Ecco, fermiamoci un attimo. Lui esce dall'ospedale intorno alle 23 e ancora, nonostante questi controlli, nonostante le verifiche siano andate tutte a buon fine, lui comunque ha ancora qualche Ancora aveva un malore. piccolo malore, non come quello della mattina. E lui risponde: c'è sicuramente sindrome cervicale. E si è chiuso il caso. E arriviamo il giorno 11, che ci dovevamo vedere per motivi di lavoro. Siamo stati da Michele, andiamo nel dottore e portiamo il referto del pronto soccorso. Il dottore, leggendo il pronto soccorso, ha detto queste frasi: effettivamente hanno fatto anche la trombolina, hanno fatto un po' di lavoro, ma come mai si sono fatto uscire, visto che c'è, si presume, un infarto in corso? E il dottore dice: il primo squilibrio che puoi avere durante la giornata ti richiedi subito all'ospedale di nuovo. Ci ho detto io: vai all'ospedale urgentemente, perché il medico ha detto queste cose. Lui si alza, io ho riflettuto dopo 10 minuti perché parlavo con una delle mie zie, Lucia. Mia moglie mi dice: dai, anziché farla andare a pronto soccorso, fermala a casa e richiami l'ambulanza. Io, il tempo che stavo andando a casa del mio fratello, visto che lui non mi rispondeva al citofono, l'ho chiamato telefonicamente, lui mi risponde: mi sto avviando verso l'ospedale, sono quasi vicino all'ospedale con la mia ragazza. Io ho detto: fammi sapere notizie tramite la tua compagna, e così io più tardi ti raggiungo. E quella è stata l'ultima volta che l'ha E sentito tuo questa è stata fratello. l'ultima volta che ho sentito mio fratello. Lui è arrivato lì all'ospedale, siamo al 14 sera, arriva davanti in compagnia della fidanzata, a un certo punto posteggia l'auto, scende a piedi, sta per varcare l'ingresso e precipita a terra, sbatte la testa e perde i sensi, però rimane comunque vigile in qualche Sì, modo, quello sì. continua ancora a respirare. A quel punto che cosa succede esattamente? Raccontiamone i dettagli. Cioè, io sono Cioè che la arrivato. guardia giurata avrebbe chiamato, No, diciamo così, il personale medico che si trovava nell'area esterna dell'ospedale e accorrono sul posto, presumo degli infermieri, per vedere cos'era successo. E a quel punto cosa succede? Avevano i mezzi, le apparecchiature necessarie? La domanda è questa: avevano le apparecchiature necessarie, per esempio un defibrillatore, per cercare di capire cosa stava succedendo? ho aggiunto il posto dove è successo il fatto alle 16 e 10, 16 e 18 18, e 10. alle 18 e 18 esattamente. E ho visto mio fratello che ancora respirava. Mi sono informato con la guardia giurata, ho detto: ma che cosa è successo? Quello è mio fratello. Ho detto: io ho chiamato il 118 all'interno e non sono venuto in soccorso. Ho dovuto chiamare uno all'esterno, dalle quali sono venuto da Mascali. Loro, diciamo, dalle quali sono state, hanno fatto un massaggio cardiaco senza defibrillatore. Poi si sono accorti della gravità del fatto, sono rientrati e hanno preso un defibrillatore, ma allo stesso tempo è venuta l'ambulanza esterna che l'hanno messo sopra e l'hanno portato all'interno del pronto soccorso. Quanto tempo è trascorso E sono praticamente da quando suo passati fratello è caduto a terra e poi materialmente è entrato in ospedale? 14 Quindi minuti. 14 minuti durante i Sono quali stato, praticamente non c'è stata non c'è stato possibilità di poter niente. dare aiuto. Cos'è stato? Quindi 14 minuti 14 assolutamente, minuti perché poi è senza arrivata l'ambulanza da la Mascali. seconda di Mascali con il defibrillatore, ma a quel punto ormai Troppo era tardi. troppo tardi. E loro, per fare tutto giustamente come si dice nel protocollo, l'hanno fatto rientrare dentro e l'hanno portato a pronto soccorso. Senta, lei adesso era in qualità di fratello, di famiglia in generale, che cosa chiedete? Chiedete Cioè, io giustizia? chiedo, visto che siamo un ospedale così bello e grande, che prendiamo tante parti del nostro Territorio. territorio,
come si fa a morire ancora oggi, nel 2023, che abbiamo tutti i mezzi per poter dare una vita a tutte le persone, da uno all'infinito delle vite, che la vita è così bella che bisogna vivere tutti gli attimi delle proprie giornate. Io mi sono affidato ai miei legali, in nome l'avvocato Caltabiano Maria e l'avvocato Claudio De Ida, e il nostro medico di fiducia, il dottor Bennandi, pur essendo anche cardiologo. Noi ci affidiamo alla giustizia, siamo nelle mani così e vogliamo giustizia, perché, ripeto, non si può morire. A me mi manca un fratello e un amico.